grasso, figli della me. E buon Natale. E buon Natale a tutti stai? Quanti. Giorno. Che abbiamo buon qua? Buon Natale, auguri a tutti quanti, grazie per essere qua. In primis volevo ringraziarvi per l'occasione appunto di poter parlare al pubblico e non solo, quello che ci vedrà in diretta oggi nei giorni a venire. Certo. Tutto bene, comunque dai, sto arrivando da un lungo viaggio, penso a te se uno si deve fare 6 ore di treno per girare a mezza Italia chiuso in bagno, perché poi appunto, capito, bastava a pagare il biglietto, amico. Vale a te, però, tipo, hai capito? Però per molti diventa un lusso dal momento in cui, tipo, andare a Roma diventa l'avvenimento tipo dell'anno, per dirti, ah, ok, vado dal 23 al 28 a Roma, okay. Bam, pago 350 euro di biglietto andare e tornare. Penso tipo Jordan Jeffrey Ruby che può dire, ok, allora, grazie alla mia musica che parte da zero, quindi tipo zero conoscenze, e anche tipo zero conoscenze di realtà esterne, sociali e artistiche di fuori, allora come deve fare da una base di zero, capito? Ma tu intendi commuoverti come un pendolare? Sì. Wow, certo, io voglio tipo appunto tipo già partire adesso che col nastro tipo tutto riavvolto, capito? Quindi tipo dal primo viaggio che mi ha concesso di ampliarmi appunto anche a livello di conoscenza all'interno della scena emergenza italiana, poi chi ce la fa prima, chi dopo, comunque cioè in fin dei conti posso già contare un buon numero di conoscenze, ma non per dirti che, capito, nel senso tipo ho dovuto ambire a mettere tipo tutti nel portfolio in tasca, sì? Ma anzi ti ripeto, per una questione di crescita personale, perché non è che tipo tu puoi dire mi sono perso Jordan, anch'io Jordan, cazzarola, respira. Con calma, se abbiamo tanto tempo stai Jordan, tranquillo, non fai biglietto perché Trenitalia glielo deve dare perché è un artista. No, vabbè, devi capire perché la gente da casa, no, vabbè, no. Okay. Perché tipo comunque, per chi mi conosce, tipo viaggiare con costanza, tipo quindi tipo trovarsi magari tipo a Roma, okay, Napoli, sempre, Bologna, Firenze e Milano comunque, in una settimana, in 5 sì, città diverse, certo, vallo a capire a uno a livello di costi, capito? Ah, ok, certo, quindi non fai che non ci stanno i soldi, quindi, ok. Cazzo, perché sei emergente, neanche, non hai... Sì, ma neanche tipo perché dico, vabbè, sto a fare la fame, perché se poi sto a fare la fame che devo andare a Roma, che non posso neanche mangiare un panino, allora che sto a rischio a fare, capito? Certo. E quindi niente, siamo tipo riusciti a creare una sorta di siparietto che è stato uno dei punti di partenza e di forza, e tipo quindi questa cosa dei treni, cioè no? Giorno zero lo sa, capito? Ok, okay, okay, ok, ci siamo. Che da che era andare a Bologna, quindi per me tipo arrivarci in 40 minuti si è fatto un lusso, una certa, che certo, poi ti spinge andare a Roma e poi ti spingi, capito, andare appunto tipo a Firenze perché conosci il brand di là e poi appunto ti spingi fino giù a Napoli a conoscere Daytona, che poi appunto tipo è anche... Quindi tutta questa settimana hai fatto questo? No, wow, tutto in un solo anno, dove comunque tipo Jordan Jeffrey Baby si trova a in un passato tipo proletario, come quello da operaio ciuccio che muore a scuola a 16 anni, capito, per andare a zappare la terra 16. Hai detto proletario, ragazzo ciuccio che molla a 16 anni per andare a lavorare. Sì, questo deve essere ed è una cosa che guarda, ci accomuna tutti e tre, esatto, esatto. Allora, e diciamo che possono vantare attualmente, quindi probabilmente già vedendo come prima ti posso parlare di crescita a livello di comunque tipo umana, sapienza anche grazie alle altre realtà, probabilmente tipo penso che una roba che manca tantissimo alla scena attuale emergente, capito, quindi tipo quella più stretta a me, posso dirti, e non solo, quindi anche magari tipo i mezzi concorrenti diretti, probabilmente tipo quella roba che tipo ti vuoi inculcare l'esperienza lavorativa, cioè quanto certo ti può arricchire sul piano organizzativo, sul piano comunque tipo della dedizione. Totalmente d'accordo su questo. Sai che anche i giorni dei traguardi, sì, esatto, devi lavorare, degli obiettivi e dei traguardi, capito? Cosa, okay, che magari molti lavorano, cioè, capito, in maniera molto meno mirata, tipo come posso fare io. Jordan, calmo. Ok, però vorrei dire, hai detto un basso, tu hai bisogno comunicativo di questo ragazzo, si vede già da semplicemente dalle storie. E minchia, qua è esploso. Ha aperto la videocamera, è esploso. Diciamo che per essere qua, vedi, poi uno deve salire fino a sulle volanti per poi, capito, portare alto il proprio prodotto, però poi arriveremo a questo perché sennò esatto, perché è l'anticipo. Io voglio parlare del tuo tatuaggio che hai fatto ieri nuovo. Che è di Chele? Ok, non che è di Chele. Ah, è quello di tutti. Ma come Michael Jordan? È quello di tutti in famiglia. Dai, lo vedevi tutti in famiglia. Dai, sei Michael Jordan. Perché questa affezione a Jordan? Boh, allora, una cosa che si è sviluppata sicuramente tipo penso in un secondo momento rispetto tipo alla mia partenza. È brutto il cazzo con questa bottiglietta. Quando è sette, non lo dici, è abituato a metterci dentro le cose, questo la shaker alla 2 ore. Crac, 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 crac. E rientra tutto nel microfono.
No, allora, al netto di questo, però mi sono perso questa roba. Sì, là. Ma allora stavamo parlando di Jordan. Ok, di perché questo attaccamento viscerale. Ti ripeto, sono partito con un piano di base che era quello tipo del pensare che chi si tatuasse lo stemma Jordan addosso fosse uno sfigato per il fatto che, cacchio, cioè tu che fai? Ci hai speso un'intera vita, magari pure questo di del papi, del lavoro, per tipo tutto Jordan, e quindi poi lo vuoi pure simboleggiare, magari capito, in quel modo lì, stampandolo pure addosso. Io me lo feci quando tipo non avevo mai messo un pantaloncino, mai in tutta la mia vita, quando magari posso avere tipo il cappello, le scarpe, lo zaino, quindi dai, una situazione di povertà dove tu non potevi permetterti di metterti un vestito e lui dire ok, sono io Jordan, e credo io, quindi posso tipo simboleggiarlo anche senza vestirmi come lui, cioè sono io. C'è un substrato interessantissimo. Beh, ma spendi soldi una volta sola, dice la marca, me la tatuo. Però perché questo attaccamento, scusami, tipo, cosa accade dopo, capito? Probabilmente anche Vlon, capito, cioè tanti marchi. Questo Vlon, ecco, invece tipo questo era solo per non passare come il classico emosificato che tipo si scrive Alon sotto l'occhio, quindi tipo questa è la Alon, però vabbè, se sei contro gli emosfigati, cioè no, c'è anche sbirro, sentite la roba. Però allora adesso ti facciamo una serie di domande in modo che ogni concetto lo tiriamo fuori in modo preciso. Comunque non ho risposto alla sua, era come poi accade che in un secondo momento, capito, magari mi trovo a vedere il corso a Roma e devo scegliere da che parte iniziare lo shopping, o partiamo da Fendi Vuitton o partiamo dalla parte sportiva. Vedo in vetrina le 34 appena uscite a Roma il primo giorno e scopo pure di essere tipo il secondo a averle comprate, quindi da quella roba lì. No, però i soldi per le scarpe li hai, perché parte dalla povertà. Sì. No? Certo. Come siamo partiti noi, nonostante sì, tutto. Sì, infatti. Il però bisogno quanto, della marca. Quanto lo si può tipo anche tipo lì ritenere attaccamento alla ricchezza un marchio come Jumpman, comunque accessibile a tutti, a livello di target. Sì. Se ci pensi, cioè nel senso, certo, 100 euro. Perché paradossalmente pure è morto di fame può andare in giro con la Vuitton e poi non mangiare. Certamente, come succede molte spesso. Cioè, quindi nel senso, io ho speso 400 euro da Footlooker, vede il corso e mi sono rimasto tipo tutto il guardaroba, altri 100 su Amazon, cioè nel senso, capito? Potrà vantare almeno un paio di introiti, non è che stavo a parlare di P.I. Jordan per Dior, benissimo, che stavano a 183 milioni di euro tipo in un paio, cioè, certo, quindi certo, non è che però vediamo domande, quindi tipo non ci siamo ancora distaccati da quel concetto proletario di cui ti parlo. Esatto, io. Infatti, anzi, è ancora quello, è la rivalsa sociale. Esatto. Però ascoltami, una delle domande che mi hanno fatto ieri in live, perché io ho fatto una live per prendere delle domande da farti. Allora, per chi non lo conoscesse, questo è il ragazzo che per farsi conoscere saltava sulle macchine della polizia. Questa è una cosa che, la seconda domanda che ti farò, ma la prima è questa, visto che ormai stiamo parlando di marche, eccetera. Mi parli di proletario, mi parli di povertà, mi parli di rivalsa sociale, e in quel video dicevi che eri contro le multinazionali. Però nessuno sa perché poi alla fine. Perché te le tatui le multinazionali? Esatto. Se poi dici sei contro il complotto, sei contro a questa cosa. Sembra un bel concetto questo, probabilmente sì, può sembrare un controsenso all'apparenza, ma è qui che tipo poi dovevamo arrivare al punto. Perché se io sono balzato agli onori di cronaca, poi solo tipo riuscendo a finire sulla bocca di parlamentari, oppure tipo come in precedenza, se voi sapete o no, anche pure giornalisti con televisivi. Ok. Però capisci, tipo, lì tutte le volte tipo è successo che, capito, ho dovuto compiere un gesto fuori tipo politica, perché il mio era un attacco alle multinazionali. E in cosa consisteva? Che io dal giorno 1 ho pensato, se io ho 21 anni e, capito, comunque non ho un background musicale, perché non ho mai recato una traccia in vita mia, capito? Come parto da una base di zero dove io, capito, ragazzo di Monza, di provincia, che nessuno si può magari tipo certo. Capito, ok, calcolare, dice, ok parole proibite su altre, ecco. Allora, in base a quello ho pensato, come posso partire visto dove oggi tipo comunque regna il far discutere di sé, perché se vogliamo tipo parlare a livello nazionale, specchio della società, specchio, quindi parliamo tipo dell'evento nazionale più importante e più discusso di quest'anno, il concerto di Sfera Ebbasta ad Ancona, le povere vittime hanno fatto più discutere di ogni tweet di Salvini, anche della, capito, anche della scomunica da parte di Conte nei suoi riguardi, quindi capiamo, quindi ora, capito, anche tipo l'artista, personaggio pubblico, quanto potere può iniziare ad avere anche a livello di influenza nazionale, capisci il discorso? Cioè, quindi perché non è sbagliato il discorso? Tu vuoi questo potere? No, o vuoi solo questa attenzione? Siamo riusciti tipo a dare fastidio più di quanto posso permettere di dire abbia fatto tipo Di Maio nei confronti di Salvini, se concedi. Gli hai fatto più rodere lui. Ed è una cosa, capito, così indiretta, perché, cioè, capito, quella, io ti ripeto, se ho detto che
ok, si, si passa dal sabotaggio multinazionale, che tipo quindi è una realtà a me vicina, perché ho avuto a che fare con un sacco di persone che magari tipo lavorando da Foot Locker, da McDonald's, da Burger King, sì, un sacco di extra non retribuiti, perché là non esiste, capito? Esatto. Salario non retribuito, quindi festività che si lavora anche, capito, all'interno dei centri commerciali, alla vigilia, a Natale, all'ultimo, e non è un giorno, capito, di festività, ma un giorno normale di settimana, ok? Quindi tipo nel senso, io arrivo da un padre che era il classico che tipo passava più tempo col commesso a chiedergli questo che a chiedergli tipo della sua letta, capito? Quindi okay, io devo dire che tipo magari posso provare a maturare una sorta di ideale deriva sicuramente da una coscienza, no, da un'influenza familiare, capito? Esatto. Cioè ecco quello, quindi tipo che è appunto quella di mio padre, e quindi tipo suo padre era l'inizio, insomma, da me a mio padre, capito, che poi mi sono trovato io in prima persona a pigliare la zappa in mano, perché mo voglio dare in mano veramente a tre quarti della scena attuale emergente una zappa in mano a 16 anni, capito, e pensare come scappare dall'azienda agricola alla fine, poi restarci 9 mesi in nero, capito, a pigliare 25 euro al giorno per 10 ore sotto il sole. Tu stai facendo un discorso super punk, un discorso che forse sociale è fatto da uno come lui, un ragazzino che non sa niente. 20 anni fa non poteva essere ascoltato quanto lo può essere ora. No, sai cos'è? No. Lo ascoltavano solo chi era già interessato. Solo l'interno. Il ragazzino che si ascolta Jordan è fra i baby, ok? E se lo ascolta solo perché salta sulle macchine e c'ha i tatuaggi in faccia e fa le storie dove si spacca, però poi quando lo sente parlare gli vengono questi concetti, no? Vengono fuori questi concetti di multinazionale, problemi sul lavoro, problemi di sfruttamento degli operai, problemi di sottocultura, perché non abbiamo studiato, abbiamo scelto di andare a lavorare per 4 soldi che non ci hanno dato. Quindi voglio dire, no, quindi tipo Jordan si è fatto conoscere, perché poi appunto dico sempre multinazionali, perché l'opera numero uno era quella tipo di cominciare sempre tipo questo complotto. Come? Cioè io tipo c'ho un esempio di stile che tipo è quello che mi ha poi fatto incarnare il voler fare la musica e volersi far notare, quindi poi tipo portare alla gente. Quindi per te la musica non è un'espressione artistica, ma quanto una risorsa strumento sociale, di comunicazione, uno strumento di sociale, comunicazione, wow, ok, sì, ok. Forse tipo il trampolino. Arriviamo a questo perché è importante, perché oltre al personaggio la musica molte volte viene messa in secondo piano, però se tu porti il messaggio che il personaggio e la musica sono totalmente connessi, quindi abbiamo veramente sul stesso lato della deve bilancia. Deve essere valido comunque tipo quanto fa discutere il prodotto tale. Deve capito? Essere valido. Ci sono musica. Esempi che hanno fatto discutere un sacco come persone, per e poi capito, poi la musica è trash. Ma tu ritieni la tua musica, perché no, se tu dici okay, io non ho mai reccato, sì, io voglio farmi notare prima come personaggio e farmi sentire prima la mia musica. Prima di avere quella certezza sicuramente tipo arrivando comunque anche da un certo tipo di influenza musicale, okay, sicuramente ho un minimo di gusto, quindi capito nel senso, ok, quindi tu dici io mi baso il gusto che vale il pezzo, io mi sono tipo okay, sentito di inserire una parte di me che era quella folle del mio folle ego, capito, okay, sì, folle ego, bello, wow, capito, quindi tipo ero il ragazzetto, no? Che magari in classe c'aveva cioè, tutta la classe conto, sì, perché aveva sempre questa tipo indole molto, sai, molto ribelle quasi, capito, sempre rivalsa anche lì, però vai poi a trovare tipo il tuo inquadramento giusto tipo sociale nell'ambito giusto, quindi capito, magari sì, a lavoro ho perso un sacco di posti di lavoro perché ho sempre voluto imporre un mio ideale che magari certe volte devi startene zitto, anche se hai ragione, ho sì, perso sì, un botto di squadre di calcio perché capito magari volevo sempre sì, diventare tipo quelle, cioè tipo leader, ma non capito magari tipo a livello tipo, cioè non so, ho sempre, cioè l'arte quanto può essere tipo d'aiuto per il proprio ego, per aiutarlo tipo a crescere, quindi tipo è la cosa più, non dico cioè altruista, però egocentrica che ci sia, certo, comunque diventare artista che... Calmati un secondo, okay, rispondimi bene a questa domanda. Da quello che mi stai dicendo traspare anche che tu hai subito degli atti di bullismo da giovane, vero? Il tuo bisogno, il tuo bisogno di esternare questa carenza, secondo me tu da giovane hai avuto qualche tipo di problematica. Sì, non nego, tipo capito che poi appunto il mio posizionamento sulla scala sociale è, se fino a un anno fa era quello di, come ti dicevo, ragazzo purtroppo abbandonato al proprio destino, che è quello, il destino di una bolla di omologazione dal momento in cui ti precludi, tipo, cioè ti già dici ok, faccio quello che capita, perché prima tu mi chiedevi cosa vuoi fare nella vita, quello che capita, quindi giardiniere, il carrozziere, il meccanico, catena di montaggio, stai dicendo una cosa così fabbrica, figa, ditta. Te lo giuro, io non mi aspettavo che tu mi tirassi fuori determinati discorsi, perché sono discorsi in cui io mi ci ritrovo almeno 20-25 anni, però non avrei mai avuto la voglia. Tu conta che noi lo youtuber è capitato.
poteva capitare di continuare a fare i lavori di merda che continuiamo a fare e basta. Quindi è vero, un ragazzo adesso della nostra età, della nostra generazione, parlo della mia che ne ho 35, lui ne ha 36, io ne ho 32, la vostra 22. Categoria può essere appunto tipo un nuovo lavoro, perché tipo io non posso portare un nuovo lavoro dentro già un lavoro che già esiste, quindi tipo provare tipo a portare tipo un modello mio di questo tipo di professione. Esatto, poi, però allora partiamo da questo, tu hai detto io non voglio stare servo di una società che mi schiaccia come... come essere umano pensante, che non mi dà la possibilità di esprimermi, che non voglio più fare quello che capita e se capita, sottopagato come uno schiavo, voglio imporre il mio ego attraverso l'arte, perché con l'arte posso esprimermi al meglio e sfogare, ok? Per fare diventare l'arte e quello che mi fa stare bene e mi fa esprimere un lavoro, devo farmi conoscere. Per farmi conoscere, visto che la società vuole solo e dà solo attenzione ai comportamenti sbagliati, distruttivi, autodistruttivi, antisociali, hai iniziato a fare tutte queste Instagram stories dove facevi cazzone sul treno, andavi nei negozi a rompere le palle, eccetera, eccetera. E negozi dove c'era comunque una politica che era quella di dire, sì, ok, perché non il bar del cinese di turno, che magari se entri e gli butti la tazzina gli fai il danno di 1,50 euro di tazzina, capito? Ma io ho pensato, ok, allora andiamo subito, cioè, a farci notare dove comunque già il marchio... Però cioè, mi hanno detto che tu andavi anche in posti gestiti da privati. Devo proprio dire che non c'è tipo nessuna... Supermercati? No, erano... Carrefour, quindi parliamo di una multinazionale, sì, che è tra le più marce a livello mondiale, insieme alla Ocean, tra l'altro. Però hanno il vino buono, salutiamo il Carrefour di Novara. Ok, e poi tipo Foot Locker, Burger King, McDonald's, la piadineria, che comunque da la piadineria de... certo, se se c'è Marsiglia sei comunque una multinazionale, comunque se c'hai no, però tipo se comunque hai tipo anche tipo delle sedi, ma magari quella una catena, no, non è una multinazionale, ma guarda, però tipo vi spiego, cioè quello tipo fu anche un bel siparietto, perché io entrai, pagai tipo una lattina, quindi mi dissi 2 euro sopra, entrai, pisi la lattina, ne accesi dentro una con la divisa della piadineria, quindi con il cappello, il grembiule loro, e pensate che da lì io, scappando da questo mini siparietto, mi ritrovo in fondo il signor, capito, quel conduttore televisivo che non voglio neanche nominare, perché attualmente siamo pure sotto querela, quindi tipo non andrebbe bene. Ok, non ne parliamo. Però no, guarda, su questa cosa purtroppo, perdonami, ma anche questa roba non l'accetto, cioè non l'accetto, scusami, non è, è lontana dal mio modo di pensare. Comunque gente che lì perché lavora, stanno lavorando, loro hanno scelto di quello che è capitato, e comunque tu non li stai aiutando a dire, ragazzi, sicuramente, non va bene. Però allora tipo, se vogliamo tipo essere così materialisti nella cosa, diciamo, ok, io allora danneggio loro come di 5 minuti di mocio per terra, e allora devo dirti scusa, quando io andavo, allora quando tipo, perché io sono, cioè, poi magari resti pure per ruffiano, devo dire, cioè, se tipo, capito? Io tipo, nel senso, quasi mi commuovevo al fatto che mio padre intrattenesse questi commessi del Foot Locker, quello quell'altro, sapendo che comunque non pigliassero un euro di straordinari, e mio padre ci lasciava 20 euro perché sapeva che questi erano costretti a venderti la soletta per pigliarsi le maggiorazioni contrattuali, capito, sulla soletta. E allora, che devo dirti, se il Foot Locker allora ha avuto 20 euro così di mancia da mio padre, allora io, scusami un attimo, l'ho colpito una volta sola, salendo su uno scaffale, buttando 3 felpe per terra, neanche... Ma io non sto parlando di Foot Locker. No, questa è una tua... Vabbè, comunque è una cosa... Il perché poi io tipo... Okay. Allora, cioè, quello è il mio attaccare le multinazionali, sì, capito? Ma adesso l'attacco futile. Certo, ma molto... Sì, futile, che tipo ha fatto sì, capito, che io riuscissi a farmi notare. Quindi pensa un ragazzo che parte da zero, quindi troppo in ritardo, quanto deve alzare la voce, capito? Esatto, quindi cioè, diciamo quante che... Quante le ho fatte per essere qua oggi, capito? Esatto, le hai fatte apposta. 8 capi d'accusa, 4 processi penali in sospeso, cioè, capisci? Io non ho né ammazzato nessuno, né stuprato, né venduto un pinolo di droga, cioè, certo, fatto niente di tutto ciò. Non quindi... hai mai venduto droga? No, veramente. Cocaina nelle socks. Mi devi credere. Parliamo, cioè, tipo, del pezzo, allora, cocaina nelle socks. Che mi stai chiedendo? Tipo, che se ho tipo mai avuto un giro di droga, cioè, che te devo dire? Che tipo, se ho fatto tipo un profitto di magari 100 euro in 10 anni della mia vita, cioè, la droga, allora, cannetta al tuo amico, la cosa al tuo amico, dettaglio, cioè, chi se ne frega. Ho fatto restare al dettaglio, poi tipo, cioè, per dirti, capito, quando ho dovuto girare il primo video, mi sono messo a fare tipo gli ultimi movimenti della mia vita, ma proprio chiamali mini movimenti, perché anche lì partiamo da un budget zero e io volevo mettere in piedi un video in tempo zero, tutto, capito, con la suite, con l'hammer, le ragazze, quindi, cioè, io mi sono messo, cioè, tu pensa, se tu
se tu spacciare lo intendi pigliare il mezzettino e iniziare a venderlo al paese, no, quella è una cacata. Fada, capito? Mi sono fatto la mia. Sì, no, nel senso è una cacata, nel senso che se passi la canna è sbagliato. Però se mi chiedi tipo 6 anni in cui uno magari tipo tende a delinquere, tu cosa hai fatto? Io ti ripeto, io, e qua torno alla tua bella domanda di prima. Sì. Parlavi di bullismo, sì. Probabilmente io arrivo da una realtà sociale nella quale tipo sono purtroppo per un motivo o per l'altro, mi sono sempre tipo trovato come o il più piccolo o il capo espiatorio, o capito, forse perché il più spinto, e quindi tipo dove la gente poteva, capito, magari tipo mettersi dietro. È lui, esatto. Quindi tipo poi nel senso, non posso dire che tipo non ho compiuto reati, anzi, ti dico, prima di iniziare a zappare la terra a 16 anni, forse tipo ho avuto il mio, capito, periodo un po' così, dove poi appunto tutto parte questo bullismo di cui tu parli, ma da cui ne scappo grazie al lavoro. Ecco, capito, nel senso. Guarda che è molto simile alla mia storia questa cosa. Cioè, quindi nel senso, tipo, io, capito, adesso non mi vergogno neanche a dirti che tipo ero quello che nella compagnia se ne stava nel cerchio perché doveva pigliarsi i pugni, i calci da tutti, perché doveva farsi le ossa alle gambe, doveva farsi accettare, capito? Io stavo magrettino, futile. Ah. Cioè, capisci, quindi tipo al letto di questo, però, capito, nel senso, visto che cane mangia cane, se tu mi chiedi hai mai applicato la violenza per imporre rispetto, ti dico mai nella mia vita, ma nemmeno con un cane, capito, per dirti, cioè, ma che stiamo a giocare veramente? Certo. Allora, il discorso è questo, tu hai fatto tutto quello che hai fatto, compreso tante cose illegali, tra cui capi l'accusa che dicevi, ma tutti per, sì, per reati futili, capisci? Cioè, aspetta, tutti perché fai finire la domanda. Sì, stai perché già lui ha detto che è una cacata e non va bene. Allora, tutte le cose illegali che hai fatto, per cui hai avuto anche le tue condanne, tra cui anche piccole cose di spaccio, diciamo piccole perché comunque non è il narcotraffico internazionale, ok? Solo ai fini di fare il video, quindi solo ai fini di produrti la tua musica. La finanza musica, perché prima non mancavano i soldi, capito? Esatto, quindi andavo a shippare mini market per bere la birra. Esatto, capito? Wow, allora, non posso negare. Quindi tu stai facendo tutta questa cacciara, tutta questa illegalità al solo fine di avere i mezzi e l'attenzione per portare nella tua vita una possibilità di vivere con l'arte. Perché? Perché hai questo bisogno espressivo, ok? Che vediamo anche dai cazzo di tatuaggi in faccia che ti sei fatto. Che vuol dire sta grata? Che stai sempre dietro qualcosa? Allora, no, che vuol dire? Tipo che in primis, quando poi appunto i miei contesti sociali erano quelli tipo lavorativi, a contatto con cliente, datore di lavoro e colleghi, e allora io i miei tatuaggi erano tutti sulle gambe, capito? Dai 15 anni tutti sulle gambe, vedere, capito? Anche qua, tipo, vedi, questo è il primo che è spuntato, è tipo una cima d'erba, capisci il discorso che voglio farti? Ah. Questo spunta da quando poi tipo c'è la mia rinascita, quindi tipo io da tutti quelli che ho in vista sono tipo venuti fuori con la mia nuova realtà sociale, appunto, che è quella artistica, musicale, capito? Okay. Quindi come tipo tutto va così di fretta che poi dopo un anno poi appunto siamo qua, e io ti ripeto, però quante ne ho dovute combinare, quanto ho dovuto gridare a questo mondo, che poi alla fin fine, capito, tu voi stavate a farmi una sorta di resoconto poi di danni che vai a fare al lavoratore, ma alla fin fine è quello che poi ci fa sempre rimettere più di, cioè, più di comunque altro, cioè qua sono io che tipo tengo la fedina penale da buttare via, tengo tanti di quei processi penali in sospeso. Ne varrà la pena? Wow, io mi sento tuttora che sì, e se mi chiedi perché allora passi dal negozietto alla volante dei carabinieri, allora qua capisci che tipo dovremmo aprire altri discorsi esistenziali. Apriamolo. Che vanno forse tipo a intaccare anche tipo, capito, delle, forse tipo delle argomentazioni che ancora nessuno ha attaccato, quindi c'è ancora tasti molto delicati. Vai. Se vogliamo dire, però tipo che è successo tipo quel giorno a Napoli, cioè, quindi tipo il mio è stato sì un attacco forse tipo alle infrastrutture, se si può dire, in questo punto, vediamola in questa chiave di lettura, sì. Cioè di lettura, perché poi comunque tipo va a finire questo su verbali, vilipendi le istituzioni, sì. Oltraggio, quelle robe lì, però poi io vi dico, all'atto pratico, vi dico, io qua ho qua il video completo nel telefono, capito, certo. Che comunque mi ha girato un estraneo di strada che okay. Per una sigaretta. Un estraneo, non era il tuo amico? No, un fan che per una sigaretta si è offerto di farmi il video, okay. Capito? Vabbè. Quindi tipo non ho avuto molto nessuno. Sospetta. Ma tu devi capire che tipo, nel senso, in questa mia roba non ho mai voluto mettere nessun altro nei guai. Quindi tu non hai, io pure ti sono da solo. Non cioè, è complice. Ti posso dire che tipo, wow, forse tipo nella maniera, cioè, capito? E quindi poi uno si chiede, ma perché questo già se ne esce con una roba del genere? E vi dico, io francamente, compiendo quel gesto, ho anche calcolato che potessero uscire al momento a prendermi, a chiapparmi. Quindi tipo quando poi Salvini stava a fare retweet, potevo già essere scarcerato, capito? Non sulla bocca di tutti, quindi poi dare esatto. Inizio al boom. Cioè, quindi poi pensa tipo le tabelle di marcia che uno si impone, come vanno a finire. E capito? Anche là
ho compiuto un gesto che per me pareva così piccolo, capito? E quello delle volanti? E certo che devo parlarne di questo. Ma no, no, ma no, parere così piccolo, però cioè, tipo, in uno stato tipo non di cosciente, perché cioè, comunque perché ero pienamente cosciente di quello che volevo fare. Cioè, anzi, io ti dico che la mia peggio cosa che mi sono fatto, tipo, è proprio l'adrenalina, capisci? Che il discorso che voglio farti. Se io tipo quel giorno lì vi spiego, ragazzi. Sono venuti in casa mia otto carabinieri con tre volanti quel pomeriggio a Napoli, in un appartamento, in un B&B, dove ero con un mio amico che lui, tipo, a mezzogiorno si è sgambato. Io ho fatto una doccia, bla bla, mi sono messo tipo sul letto, capito? E qua, tipo, voglio dirti, cacchio, com'era il mio stato pomeriggio? Non mi nego, tipo, che avevo assunto delle benzodiazepine, ma come vai a ottenere queste benzodiazepine se tu non sei clinicamente depresso o clinicamente ansiolitico? Beh, ci sono. Vi domando. Non ci sono i pusher? No. Te li andate i medici? Qua arriveremo. Hai la ricetta. Arriveremo a questo. Neanche le false ricette. Quindi, tipo, io da luglio ad oggi, sì, quando poi, tipo, vi dico che all'antipodo musicale, quindi, tipo, anche la mia rivalsa riparte proprio da luglio, cioè dal momento in cui io. Tu la chiami rivalsa? Quello che Scusami, non voglio correggere il tuo modo di parlare. Intendo, tu la chiami rivalsa, forse perché sei molto giovane. Io, che sono molto simile a te per quanto riguarda quello che hai subito e quello che hai passato, se, poi è la roba che mi stai raccontando, io prendo per vero quello che mi stai raccontando, non ti conosco nello specifico, quindi può essere una cacata, ma può essere una mavera, gli step, poi, appunto, ok, per dirci, esatto, io quindi prendo per vero quello che mi stai dicendo in questo momento. Io in te a 22 anni, però non avevo gli stessi problemi, perché i miei 22 anni non sono i 22 anni, quanti anni hai? 22 adesso? Sì. I 22 anni di adesso non sono quelli di 10 anni fa, di 15 anni fa, e era molto più semplice la vita 15 anni fa. Sì. Forse non avrei avuto il coraggio di fare quello che hai fatto tu, e probabilmente avrei avuto la testa per dire no, di credere in una rinascita. Esatto. E poi probabilmente, capito, tipo, se prima veniva fatto nelle manifestazioni con un valore, capito, nella cosa. E ma non perché l'hai fatto da singolo. Esatto. Ho capito. Per lo stesso valore. Soprattutto tipo da mascherati, capito? Quindi qua c'è un Jordan che leva la maschera e quindi hai capito che casino devo sollevare io poi per avere, capito, almeno un minimo di riflettori addosso a tutti gli effetti. Adesso che hai i riflettori addosso. Adesso è ora di iniziare a provare a impartire dei concetti, dei principi che vanno oltre quelli della musica, vi ripeto. E quindi ecco perché poi ti dico, perché tu arrivi sulle volanti dei carabinieri proprio di Napoli arrabbiato nero? Perché loro hanno fatto eruzione in camera mia, perché io ho avuto un collasso da benzodiazepine, che lì, vi ripeto, adesso è questo, io, capito, vi stupirò anche a voi. Faccio un mini spoiler, perché poi, capito, nel senso, io ho anche da gestire un audience, capito, che è poi da convertire ad ascoltatore musicale, certo. Esatto. Quell'audience con cui ho a che fare, capito, no, e quindi tipo ho anche un compito con loro, che non è tipo di lasciarli questo ultimo gesto salviniano che sei sulle volante e all'atto pratico non compie alcun danno all'auto, vi ripeto, capito, perché non c'è nessun danno all'auto, non c'è nessun danno, abbiamo tutti i video, le telecamere, no, non ci sono danni, anche però si deve andare, vi ripendio e basta, okay. Sì, quindi, è come tipo, se ti saltano sulla macchina te, però parlando con l'avvocato, questo è un reato d'ufficio, quindi, sì, capito, non c'è neanche un mandamento d'arresto, cioè poi da Napoli, cioè notificare da Napoli a Monza un ragazzo, quindi tipo comunque è una procedura burocratica che ci vuole del tempo e che richiede, ma quindi tu l'hai fatto in modo, tu hai detto ho fatto questa roba perché, cioè, conoscendo il rischio massimo, ma un discorso di ACAB e un discorso, dicevi, di denuncia per le benzo? No, sì, denuncia per un avvenimento che poi lega le benzo del Zepino allo stato ai carabinieri. Allora, se tre pattuglie fanno irruzione in camera mia, quando il check-out era all'una e io alle 4:30 ero svenuto lì in camera mia, ok? E se questi entrano e vedono per terra questi blister di Xanax, ok? Quindi tipo coloro che contengono le 10 pastiglie di Xanax, e fanno, ma cosa sta merda per terra? Da che? Faccio, guarda che questa roba qua voi la vendete, perché vi ripeto, l'accesso alle benzodiazepine a Napoli, ecco, io, capito, da quando ho conosciuto quella realtà ho mangiato più benzodiazepine che babà a Napoli. Ma l'accesso vuol dire che in farmacia puoi comprarle come
come vuoi a Napoli le benzo. Come se fossero delle caramelle, appunto, tipo al negozio di caramelle. Cioè, quindi benissimo. Forma molto vergognosa. Fada, wow. Sta andando a sistemare una cosa in regia. Questa qua è una cosa molto grave. E quindi questa è una cosa che io mi piglierò in spalla di portare. Ma perché questa roba qua ha poi intaccato me direttamente? Perché il consumo di benzo e zeppine è abusato. Perché vi ripeto, io arrivo da Milano qua, dove pigliarsene due le paghi 10 euro come l'ecstasy. Ed è una cosa inconcepibile a Napoli che lo paghi 8,50 tutta la scatola da 20 mg. Capito il discorso? Occhio, perché questa è una roba questa molto denuncia importante, sociale molto che dovrebbero. Di cui potrebbero ricordarmi i giornali. Perché questi non fanno finta di niente. Perché io vi ripeto. Allora, guarda in camera, guarda in questa camera. No. Zoom. Devo dire che Salvini ok. Vai. C'è da dire che tipo cosa va a discutere allora? Non questo problema sociale che poi tipo questa generazione di appunto nuovi zombie che si stanno per venire a creare, perché vi ripeto, quello inizia a essere un danno al sistema psicologico dell'umano proprio, sì, dell'adolescente. Certo. Perché se a 16 anni posso andare in farmacia a comprare lo Xanax, signor Matteo Salvini, e a 22 non posso salire sono a volante ad alzare la voce, quindi può avere occasione di essere qua appunto a poterlo dire. Ha senso tazzo. Il discorso che sta facendo. Cioè, perché sei bravo a imbastirmela o ci credo non davvero? Non devo imbastire nulla, ci credo davvero. Quindi questa roba qua non è che tipo mo sto a lanciare la cimice, sì, allo Stato per lo Xanax e tutti gli altri farmaci che vendono come caramelle, perché tranquilli che lo sanno meglio di noi, cioè, capito? Quindi non mettiamoci neanche poi a fare tipo delle lotte alla Falcone e Borsellino. Siamo un po' tipo più nel piccolo e più nell'era del consumismo e materialismo, perché cioè se vuoi essere sistema, se lo vuoi diventare, prima forse devi seguirmi. Ma tu sei diventato, tu ti sei autoimmolato allo Xanax per questa cosa? Tu sei diventato a scopo ricreativo, sono sceso tipo a luglio, appunto, a luglio, conoscendo appunto la KK Gang, che appunto saluto, bella per Daytona, Free Daytona intanto. Non far vedere i capezzoli, va bene? No, non si vede. No, perché è reale. Free Daytona, anche lui l'ha messo dentro. Lui ha avuto un paio di scazzi anche lui, sì, vabbè. Penso che magari avrà anche la sua occasione di parlarne lui, insomma. Sì, sì, sì. Al di là di no, però comunque tipo uno slogan alquanto celebre il Free Day Tuona, nel senso, cioè l'ha fatto poi diventare un punto forte personale, wow. Certo. E quindi anche lui tipo che proprio va a spezzare le catene. Va bene, parliamo di te, wow, dopo okay. Quando verrà Daytona parliamo. E quindi come sei diventato dipendente? Perché? No, ma dipendente perché? Non lo sono, cioè io vi ripeto. Ma cazzo, eri svenuto in camera. No, è perché tipo perché ho iniziato a vederlo come un wow, ma guarda quanto è facile entrare e chiedere due boccette di Mines, il Lexotan, Oxicodone, quello e l'altro. Ah no, aspetta, col bloccote pieno di ma come hai iniziato? Quindi ti sentivi legittimato? No, come inizi? Che tipo, io vi ripeto, ho a che fare con contesti artistici e sociali, quindi tipo magari può essere una tipo moda. Un rapper conosce anche uno è la moda uno che fa il panettiere un po' per farti autopromozione, sì, facevi vedere che ti impasticcavi, no, perché vabbè, la gente vuole quello. Lo provi, cioè lo provi, quindi magari tipo cioè, come tipo tutte le droghe magari tipo a primo impatto possono avere tipo una buona sensazione, un po' come le donne che ti fregano, c'è casca all'inizio, magari poi magari ci lasci il figlio, la casa, ci lasci tutti i soldi in banco come mio padre, capito? E poi ti ho capito e ti ritrovi così perché con mia madre che se ne va via, vabbè. Lasciamo stare, ognuno ha i suoi cazzi in famiglia, niente qua. Che accade carissimo, guarda che tipo quanto peso si porta addosso, che accade cacchio, che tipo io in pochissimi mesi, in due mesi e mezzo mi trovo proprio a perdere totalmente la cozza della ragione, perché ho fatto tutta l'estate giù, dove vi ripeto se arrivo su una settimana è lì e qua non lo trovi lo Xanax, non c'è nessuno di poi scoppiavi e tornavi giù, torni giù per un motivo o per l'altro, sai, perché poi appunto è stato te ne stai giù, capito, a Napoli, wow. Che stai a Milano, Da che era magari giocarci all'inizio, poi è parte tipo il gioco sempre più pericoloso, quindi il primo ricovero e il secondo ricovero e quello e l'altro i primi sintomi tipo di astinenza e tutto questo tipo da cosa sono causati, cioè dal fatto che tipo io ho un libero accesso così tanto, perché capisci è la libertà di poterlo, sì, fare. Il fatto è che anche quindi mi stai dicendo a Napoli ok. Ma questa roba c'è cioè, tipo il pugliese gliela va a dire al napoletano, ma ti rendi conto come cazzo è possibile? Cioè che no, siamo così attaccati, tu hai così accesso alle. No, è proprio. Io penso che tipo sia proprio una roba della regione Campania. Adesso io non voglio. No, va bene, ma ci sta la denuncia. La denuncia sociale. Vai a vedere poi, capito? Qui tutto l'albero c'è, capito? Salvini è d'accordo con te, Campania. Stiamo abbassando. Però ascoltami, a Milano ci vuole la ricetta. O puoi entrare in farmacia e comprarla liberamente? No, di più? A Milano tipo te le spacciano proprio gente che ha la ricetta, quindi gente qui si va per scrivere dove. Però c'è il pusher. Sì, ma tipo ma poi le vendono a un prezzo di mercato che quindi poi il consumo e l'abuso non sarà mai concepibile come quello di giù, capito? Come quello del diretto, cioè del diretto contatto, capito? Ma quindi basta andare a Napoli, fare un borsone, venire su e venderle.
ci sono, basta girare, tipo, io penso tipo un giro, ti fa un giro, io, noi tipo una volta abbiamo provato prima di partire per salire a Roma, abbiamo fatto tipo tutto via le Garibaldi e su 10 farmacie 6 ci hanno venuto una scatola in pieno giorno di Xanax alla testa. Farmacie 6 su 10 e io chiedo di, se qualcuno di voi ha mai visto Napoli città, fare caso a quante farmacie ci sono ogni 15 minuti, che fai? Ok. Però questo non è. No, vabbè, non la vedo. Non puoi dare la colpa, la gente me la vende. No, però chiedo, perché tipo allora, per gioco? Se io tipo, capito, appunto, inizio per il gioco, diventa poi un abuso, diventa un rischio, capito? Che poi inizi a avere il coma, il giorno che te ne mangi 20, ti trovano per terra sul marciapiede. Ci racconti, cioè, per favore, come si sta? Quando si sta male? Per vabbè, queste sono psicofarmaci dissociativi, cioè, quindi nel senso non posso consigliare, non l'ho mai consigliato a nessuno, né il consumo né l'abuso, e quindi tipo sono farmaci che vengono curati per la depressione. Come si sta dopo? E io penso che per un depresso non sia neanche la soluzione, capito, ma cioè migliore, anche se poi tipo in fase di depressione o di cura vanno prescritti 1 mg al giorno, a differenza delle 20 che ti puoi mangiare come se fossero caramelle durante la giornata, perché finiscono e con 8 ore e 50 vado a riprendere. Beh, un farmaco c'è scritto che devi usarne 10. Sì, vabbè, ma anche sigarette c'è scritto il fumo uccide, ma te ne puoi comprare e fumare una stecca però al giorno. Però non possiamo giustificare il fatto che venga, ci sia una libera vendita. Esatto. Quindi io per un giardino, in questo capito? Più tranquillamente libera, appunto, anche in questa libera vendita allora finisce che poi tipo trovi la falla del sistema e se la vuoi sfruttare a tuo favore bene, ma tipo io sfruttare la falla del sistema farmaceutico campano non è che tipo va in mio favore, perché poi capito, nel senso, il giorno che svieni spacchi il telefono, il giorno che ci rimetti di là, il giorno che ti svegli in camera con 8 carabinieri ti dicono quando hai detto svieni spacchi il telefono, minchia, svieni ti fai male, non è che chi se ne frega del telefono. Ma senti una cosa, io voglio dire che adesso quando tu usi quella roba svieni, sudi, tremi, ti caghi addosso, ti vomiti sul cazzo e sei una merda. Beh, ma così mi pare eccessivo. No, i ragazzini che ti seguono perché fai spettacolo e prima di convertirli alla musica ti seguono perché tu anche nelle storie... Ma la merda non ti può aiutare a nulla, cioè se tipo, capito, già tipo mangiare un tot ti fa sbiascicare, quindi neanche tipo, cioè, capito, nemmeno riuscire tipo a intavolare un concetto, capito, nel senso tipo costruito bene. Come così. Capito, già... In base a quello, dove ti può tornare utile, scusa? A chiuderti nella tua bolla e nel tuo angolo in camera. Io a questo punto ringrazio che nei miei momenti più bui c'era la tapparella abbassata e non lo Xanax sul comodino. Bella questa frase, mettine un pezzo, cazzo. Hai capito. Ah, ma anche musicalmente parlando, io ti ripeto, cioè nel senso, ho avuto un anno in cui ho provato a già, cioè comunque io posso già contare un tot di... Cioè, pezzi usciti, un EP che ho pure cancellato, quello l'altro pezzo che appunto ho fatto uscire, ma che non ho visto che sono arrivati alla gente quanto volevo. Quindi devi capire che poi devi andare anche di pari passo generazionale, cioè certo, capito? Però, allora. Quindi probabilmente tipo io, cioè ti ripeto, se ti dico che posso concepire ingiusta il fatto che tipo sia così facile comprarsi lo Xanax a Napoli, ma non che ti dico che mi hanno obbligato a comprarlo e allora io sono vittima di questo, esatto. Però l'adolescente di lì, capito che tipo potrà avere un facilissimo accesso sin dalla giovane età. Che costa meno di un pacchetto di Marlboro. Allora, ricapitoliamo e fatemi capire bene, sì, perché sennò poi io non comprendo bene. Siamo arrivati a questo, ma tipo tu non... Esatto, allora. Non ho ancora noi stiamo parlando di... Le forze dell'ordine, cosa... Sì. Noi stiamo parlando di un... Non voglio dire Napoli, ma semplicemente un contesto sociale molto... Non povero, ma povero di Stato, nel senso che non c'è uno Stato presente, che non abbiamo delle istituzioni che aiutano i ragazzi, anche perché questo mi riprendo anche il discorso che hai fatto di Monza e di quello che hai vissuto prima di tutto quanto. Quindi la mancanza dello Stato e di istituzioni portano Jordan, Jeffrey, a crescere e a pensare che la soluzione migliore per la sua vita, perché è giusto che sia così, guardando quello che succede intorno a lui, è diventare il personaggio e comunicare il suo disagio, giusto? Sì. Attraverso la musica. Ma e attraverso delle azioni che sono apparentemente tipo questi tatuaggi che sono tipo solo esternazione di dolore provato, capito? Okay. Quindi, tipo, tu mi puoi chiedere perché ci faccio una rete, tipo, io ti posso dire che può avere mille significati, ma quello maggiore è quello che tipo io sono a un punto di non ritorno, quindi ho provato a scappare da questo. Quando proprio sbatti veramente, come dicono nei meme, quella faccio contro la rete. Certo. Io voglio tipo lasciare questo segno che tipo mi hanno sbattuto in faccia una porta e quindi tipo è un correre contro un trovarsi la porta chiusa, capito? Certo. E quindi poi vabbè, non voglio neanche dire
per cosa, ma a, no, ma certo, a livello personale io esterno così il mio dolore, quindi capito, nel senso, quando volevo esternare il fatto che mi avrebbe magari rosicato il buco del culo, se permettete, sì, se il fatto che magari tipo vedi, poi tu vuoi fare la, la canzone, ma ci investi tempo, denaro e poi e poi nessuno te la paga se non fai il coglione. E quindi capito, dici, perché io ho avuto un gap da colmare, questo voglio dirti, capito, quello che magari chi è partito dalla gavetta può dire di avere un background che parte dalle battle, a te dalle mancanza, gem, quella mancanza lì la tua. Io ho avuto un vuoto da colmare così gigante, quindi ho detto come posso mettere a livello di chi lo fa da anni e quindi provare già a scalare gerarchie. Okay. Perché io tipo ho imparato solo, io tipo nel lavoro prima, cioè per dirti, capito, nel senso, come impari? Rubando veramente il lavoro all'altro, ma proprio sì, a tutti gli effetti, esatto, come diceva a me il giardiniere, rubami il lavoro, rubamelo, certo, il giardiniere, wow, e ho imparato a tagliare i tempi come, come il King, però capito, a cosa potevo ambire? A diventare Edormani di Forbici che faceva le stipi, capito, artisticamente. Ma che un bel lavoro, no, però era quello che volevo fare, cui sì, ti, sì, cioè, ti riuscivi io a tutto esprimere. Io tipo non sono un figlio di papà che viene fuori a, dopo, dopo magari tipo il liceo ti dice ok papà non voglio né sporcarmi le mani né andare in fabbrica come facevo io il sabato che andavo con la tunica e la mascherina a sgrattare la merda la torre di controllo, a tirare fuori le palline sporche di vomito e io vi dico che andavo su col muletto e il cassone, cioè dei lavori che non sono neanche tipo penso tipo neanche regolarmente, capito, guarda, si fanno, vabbè, no certo, però capisci, nel senso, cioè, io sono uno che prima si è sporcato le mani e capito, si è fatto tipo tutta la settimana d'officina, quindi tipo sempre con le unghie nere, quello l'altro, poi con la terra sempre le unghie nere, quindi poi tipo i calli perché zappavi, i calli per qua, cioè quindi nel senso ho veramente tipo subito quello che può portare alla lunga il lavoro, capisci? Quindi tipo anche a livello fisico, sai, a livello di stress. E non riuscivo, non riuscivo. Quindi tipo io dopo che mi sono cimentato in diverse realtà sociali, capito? E anche tipo lavorative, ho trovato questa occasione che è tipo nata grazie ai miei produttori, che voglio anche salutare anche loro, Lux e Tears, LT Studio, nonché unici miei produttori, che saluto, ringrazio. Perché grazie a loro, avendo maturato prima un rapporto umano extra musicale, siamo arrivati tipo al giorno della prima rec con naturalezza a dire cominciamo, stacca. Okay. Wow. Da lì in poi loro hanno fatto il loro compito nei miei riguardi. Ero io che poi mi sono dovuto costruire tutto quanto, esatto, capito? Quindi... Il pezzo bipolare. Wow. Il pezzo bipolare, in realtà, per essere un pezzo trap, a me che non piace la trap, io ci ho sentito qualcosa, io ho sentito una frase. Allora, nasce tutto così, perché ti ho chiamato? Infatti. Un mio socio mi manda ogni tanto tutti le Instagram stories dei personaggi che fanno più schifo. Sì, vabbè. Tu eri uno di quelli che faceva più schifo, ho detto no, vabbè, dai. Poi mi ha linkato anche il video tuo. Cioè io di solito, lui mi linka le Instagram stories e i video non li guardo perché non me ne frega niente. Ho guardato il video, ho detto non lo so, vediamolo. Ci sono delle frasi in bipolare che mi hanno colpito perché oltretutto la pappardella da trapper spaccino che devono dire tutti per forza perché è il personaggio, se no nessuno ti caga, come dici tu. Perché piccola parentesi, anche le storie con abusi di droga, i tatuaggi in faccia e i gesti estremi sono tutte cose calcolate apposta perché tu hai detto, dici io devo colmare il gap per farmi notare, sì, perché non ho la gavetta. Poi al netto di quello cosa accade? Che tipo tu ti costruisci un bacino d'utenza, sì, a me uno... E devi trasferirlo nella musica. Uno dei miei più grandi maestri insegna tipo quello che tipo in questo lavoro e in tanti altri l'importante è seminare dubbi nella vita, capisci? E se io ho 30.000 persone che mi seguono e pensano 30.000 cose diverse, io il mio lavoro all'inizio lo stai facendo benissimo. Bene. Ma quindi in bipolare... Tipo, tutti ti ricredono, capito? Sì. Wow. Senti, in bipolare c'è una frase che mi ha colpito e che ho associato subito al tuo personaggio, e soprattutto alla grata. E infatti tu mi hai detto, io adesso troppe porte in faccia, basta, ho scelto questa ed è la mia via. Se non sfondo mi ammazzo. Se non sfondo mi uccido io. Se non sfondo mi ammazzo. Ho peso, Dio. Wow, sì, perché per me si è passata davvero come poi l'ultima chance, perché poi io, capito, dimentico che per fare questo ho dovuto, sì, capito, magari tipo reinventarmi artista, ma poi questo cosa comporta? È la sfiducia in famiglia, è il dover rinunciare a un lavoro sicuro, al dover rinunciare, poi io, capito, ho dovuto mollare la mia ragazza dell'epoca, che tipo sono rimasto 3 anni con lei e tipo porto tipo addosso un sacco di tatuaggi a lei riferiti, per dirti, quindi poi vedi anche tipo lungo il cammino, se all'inizio poteva essere un incentivo a dirle che la posso fare senza di te, adesso magari tipo arrivi un attimo un po' al punto in cui dici magari ma potrebbe colmare quel vuoto che ha creato, sì. Però al netto di questo, che è successo? Che lei magari può essere anche tipo una parte forse tipo importante di questa catena, ma poi tutto il resto è una serie
livelli di rinunce tali che non tutti poi sentono di fare nella vita. Ah, quello che ti dicevo prima. Hai capito? Esattamente lo stesso. Io mo sono ancora in mezzo al vuoto in cui mi sono buttato, capito? Mm-hmm. Però piano piano, cioè tu per stare lì in aria devi alzare sempre più. Adesso devi solo fare musica bella. Ci basta te, bravo. A te, cioè, io tutti i concetti che hai tirato fuori qua devi metterli nelle canzoni, non dimmi cocaina nelle socks, che uno arriva e poi ti vuole picchiare. Cioè. No, certo, però capisci, io, cioè, ripeto, anche se la mia pelle ho provato a provare, vedi, tipo, vedi, bipolare, io penso di essere arrivato a un punto in cui, tipo, sono riuscito a raccontarmi come volevo, tant'è che, tipo, nasce il feat perché Daytona l'ascolta e gli scende veramente una lacrima dall'occhio e lo vedo commosso da sta roba, dove io veramente, anch'io, mi venivano i brividi, poi ho pure smesso di ascoltarla perché comunque talmente me l'ascoltavo io che mi avevo rotto il cazzo, devo ancora riuscire. E quindi, vabbè, niente, faccio, vabbè, tu sei il mio angelo custode di mettere il feat qua, poi nasce sto video che, tipo, giriamo a Napoli in più occasioni e dove qua parte il viaggio narrativo di Jordan nella musica e anche nella vita, perché vedi come parte, vai al Carrefour e spacchi tutto al Carrefour, e sei in treno che fumi e non paghi il biglietto, e sei al McDonald's che paghi il cibo ma poi lo prendi e quindi lo butti via, e quindi lì ti chiedo, ma a chi lo fai il danno? Al commesso, forse, tipo al, cioè, a chi lo fai a netto tu di ti quello? Stai mettendo, cioè, tu le tue battaglie le stai combattendo a modo tuo, ora, visto che, tipo, però rimettendoci sempre tu. Quindi io ti sto dicendo, ti stai crocifiggendo, picco, visto? Tu ti stai crocifiggendo da solo per far capire qualcosa. Sì, cavolo, cioè, capisci che perché, cioè, poi ti ripeto, come nella storia di Salvini, poi chi ci va a rimettere? Cioè, sono l'unico io che mo deve stare, capito, magari fuori di casa una settimana, sotto Natale, tutto, cioè, tutto sto standazzo, capito, che sì, magari può sembrare agli occhi della gente come l'epopea momentanea di una persona, ma poi una domanda, scusami Daniele, una domanda, prego. Perché la dipendenza da droghe, se c'è, e comunque c'è stata. Io comunque no, voglio, tipo, in senso, dire qua che non sono mai stato scavo della droga, e anzi, ho sempre, tipo, schifato le persone, cioè, anzi, vedimi, dove, tipo, ti dico, impara dagli esempi negativi, quindi sì, me ne trovo da quando ho 15 anni, magari ho fatto, capito, uso di quasi tutto, capito? E non hai dipendenza, non, diciamo. Mi stai dicendo che non hai dipendenza. Ti dico che, guardami, io, tipo, avevo il padre del mio amico, capito, che, appunto, cocainomani, quindi, tipo, lo vedevi la mattina in casa quando bigiavi a scuola, che era lì per terra col jean tutto rovesciato, che poi andava al bar la sera a far casino, ed era padre del tuo amico in compagnia, che andava a spaccare il naso agli amici al bar, ok? E io ho visto un sacco di cose, tipo, la coppia di ragazzi che andava a pippare insieme, e quindi, tipo, lui a lei che le fa fuori un patrimonio di 50.000 euro, che era della nonna, e quindi poi anche là, capito, io ho sempre, tipo, visto queste robe da euro, serate in queste due, robe da fuori, capito, 50 serate, beh, hai 50.000 euro al posto di farti un futuro, e lei che gli dava, figlio di puttana, devi darmi 30.000 euro, sì, ma, capito, e quindi, tipo, io da tutte queste robe che a me mi hanno raccapricciato, sai dove ho avuto la svolta? E ti ripeto, qua, dove io ancora non ero ancora un artista, quando poi, tipo, vedi, anche l'amore, come l'ho visto, come l'esempio da non prendere il loro, cioè, trovare un'altra cazzo di frase da testo. Perché non mi fai testi? Perché così? Non mi fai testi? Ma così? Ce li ho, ma ce li ho. Non grattarti i tatuaggi. Non dovevo uscire quel sock, dovevo uscire un'altra traccia, ma ho capito, probabilmente prima di avere quell'altra traccia a quel livello di maturità, c'è degli step da colmare prima, capito? Sì, ma poi ci stava, perché con l'Instagram stories di merda che hai fatto, una traccia così, che va a fare, ti vai subito a smentire? No, infatti, è giusto, è lineare, capito, è lineare, giusto, tipo, no, cioè, quasi, tipo, diventa. Però ascolta, il discorso che avevi prima con le benzo è perché la domanda mia era questa, fammela finire. Quanto per colmare quel gap con l'Instagram stories hai detto, per essere credibile devo drogarmi? No, ma quello male ho pensato, ma perché poi ti ripeto, nel senso, che quella è stata proprio ti puoi mettere le strisce nelle storie, ti puoi mettere, cioè, per dirti, quindi, capito, non può diventare la gara a chi si droga di più, cioè, no, assolutamente, io ti dico, anzi, che se tipo sono tornato dopo 3 anni che di, appunto, relazione senza aver toccato neanche una droga che fosse una, e te lo posso assicurare, proprio 3 anni di assoluto, tipo, assoluto rehab, capisci? Dopo che ho mollato lei e quindi ho preso piede la musica, mi sono trovato in contesti sociali dove comunque ha a che fare con la droga, ma non che, tipo, dici, sai, allora là tutti i pippano e anche io vado a mettere il naso, no, capito, non dal giorno uno, ma poi step by step dici, vabbè, allora a sto punto non ho più motivo per non fare, cioè, capito, cioè, per non farlo. Non avevi uno stimolo positivo. No, e in più, tipo, ho creato delle esperienze, tipo, capito, di vita in più che magari, tipo, mi ero perso in quegli anni lì dai 18 ai 21, per però dirti. Però ti ha insegnato, cioè, sei insegnato male anche, ogni tanto te ne accorgi che ma non ti ha fatto bene ricoverarti. No, vabbè, ma però, tipo, il tatuaggio in faccia, capito, nasce da ancora prima. Ma che al di là del tatuaggio. Al di là del tatuaggio, capisci che un ricovero, due ricoveri, tre ricoveri, un collasso, un abuso, non fa bene neanche all'arte in sé.
No, ma non deve. Io poi te lo racconto così. No, ma infatti, ma mi ha eliminato tipo, fino al punto di perdere un profilo Instagram per dirti che era lo scorso. E sono dovuto ripartire perché stavo a fare il drogatello. Quindi io ho pensato, cacchio, se ho perso tutto quel poco che mi ero costruito in maniera quasi valida e sono andato a perderlo per fare il drogatello del cavolo, ma devo ripartire al contrario, assolutamente. Esatto. Capito qual è il discorso? Tanto ormai quella cosa l'hai fatta, se la vuoi raccontare, puoi raccontarla in mille modi. Non sapevi più riviverla, perché ormai è tuo. No, vabbè, ma poi capisci che mo infatti, tipo, nel senso, mo insomma, avere qualcuno che poi ha veramente gli occhi puntati addosso. Io comunque non ho mai istigato nessuno a farsi di droga, capisci quello che voglio dirci? Certo. Cioè, ma neanche il mio genere musicale poi alla fine spinge al consumo. Il mio genere musicale è tipo, allora, ha dei portavoci che hanno il compito di riuscire a narrare con la musica dei racconti che possono far sì che comunque generazioni attuali o passate riescano a rispecchiarsi dentro di essa. Perché, scusatemi un attimo, se l'hip hop nasce come, certo, come strumento di aggregazione sociale, ok? E quindi come anche un movimento di sinistra, e mo inneggia al materialismo, vuol dire che già noi abbiamo perso la battaglia. Quindi, 4 anni che lo diciamo. Quanto credi in questo che stai dicendo? Vabbè, ma perché io la mia paura è. È il tuo doppio personaggio. Quello che voglio trovare, voglio che capiscano anche i ragazzi a casa. Jeffrey è totalmente personaggio e le cose che sta dicendo sono totalmente personaggio, o ci crede davvero? No, cioè, per me questa è davvero la, capisci? Io tipo, cioè, per dirti, ogni mossa che faccio comunque mi porta sempre tipo a dover provare a creare un benefit per, cioè un benefit per la mia musica. Quindi tipo, nel senso, io mi alzo la mattina e penso tipo tutti i giorni, capito, a cosa fare affinché tipo possa essere, è tipo un d'aiuto, di vita. Capito, a questo, perché poi, capito, fare musica non è, cioè, per molti è un hobby, capito, ma io ho voluto cominciare come professione unica. Quindi magari sì, all'inizio la fai un po' da mitomane con delle resi di mezzo, ma sì, poi se io pensavo, cacchio, voglio fare 1000 views in un mese col primo video, ho fatto 10.000 in una settimana, cioè, quindi tipo vedi, già io stavo con uno standard di aspettative che anche attualmente è ancora bassissimo, certo, capito? Cioè, perché comunque non credono su di me chissà cosa. Tu stai portando un sacco di contenuti in questa intervista che chi ha orecchie per ascoltare li ha ascoltati. Però non, cazzo, non quando mi hai detto interviste, sicuramente, capito? No, devi fare della buona musica, ma queste robe qua devi dirle nelle canzoni. Sì. Devi assolutamente dirle nelle canzoni, non puoi aspettare che arriva uno e ti tira fuori le cose con l'uncino dalla bocca. Devi, secondo me, vabbè, a me pareva questo tipo l'occasione perfetta, quindi, per ma io te l'ho data perché io ho visto che qualcosa che gli altri non hanno neanche voluto prendersi la briga di vedere. No, ma ci sta pure, perché io è pure sono molto sensibile perché, su certe tipo, cose. Io, capito, non sono un arrampicatore sociale che si deve comportare in maniera tale da poter poi essere apprezzato da quella fazione, esatto, artistica o non. Cioè, wow. Okay. No. Qua si deve sapere che io sono me stesso dal giorno 1, quindi sono me stesso talmente tanto da poi non notare neanche un distacco, capito, dalla parte, cioè tra personaggio e artista, anche perché porta lo stesso nome. Quindi dal momento che hai, cioè, il tuo nome tatuato, cioè, in faccia, non, cioè, c'è più, come una, posso, di, capito, c'è, no, più una scissione. No, infatti, io capisci, devo fare due domande che vengono dai ragazzi, perché hanno rotto il cazzo, che sono, no, i classici eterini. No, gli eterini, okay, rispondiamo agli eterini. Se ti va a rispondere, no, se no, assolutamente, non me ne frega un cazzo. Assolutamente. A me mi rompi con i ragazzi, non riescono a seguire un discorso serio e a capire, a cercare magari di capire qualcosa, dire, che c'è più all'interno. Allora, mi chiedono, la 20900, se ne vuoi parlare, e per quale motivo sei andato via dal tuo paese natale, che è Bernareggio. Allora, aspetta, voglio capire prima di partire. La prima domanda non la prima domanda è cosa hai detto, scusa? 2900. Parla la capitale della mia città, non so cosa sia poi il resto, cioè, non è una cosa. So che è tipo il capo della mia città, perché qualcuno di voi conosce tipo altri artisti di Monza per la quale poi si può parlare di Monza anche tipo nella musica. Ah, ok, ho capito come l'ha girata. Il discorso è il capo della mia città, anche se ci fosse una crew. No, perché poi oltre il Gran Premio, cioè, oltre il Gran Premio, penso che non rappresentate un cazzo. Nessuno parla di questa città. Niente, no, okay, no, ma io sto lanciando nessuno frecciatini. Volevo davvero capire tipo cosa andassero a. Ok. Allora, la domanda, paese natale, cioè, ti tiro fuori i documenti, quella è la residenza Bernareggio, capito? Nata a Monza. Allora, la domanda che mi hanno fatto a me ieri in chat, perché ieri ho fatto una live per chiedere le domande e mi chiedevano. Era in una crew che si chiamava 20900, poi se n'è uscito, ha detto che rimaneva in buoni rapporti, non staccati le croste del tatuaggio. Beh, comunque poi da quanto so io, c'è adesso un collettivo che si è pure sciolto, quindi stiamo parlando, cioè, dei dorse, di, capito? Sì, boh, basta. Lasciamo stare, no, vabbè. Ok,
assolutamente. Okay, va bene, poi un'altra roba che mi chiedono, vabbè, la roba del paese, a posto, boom, hai risposto, io non ne sono il cazzo. Il problema è che vogliono, non me ne frega neanche il gossip inutile. Non mi interessa una, senti, sa parlare di gossip, poi capito, perché, cioè, ti ripeto, se io poi devo essere così come magari sono davanti alle telecamere oggi, devo essere pure sul telefono, io capisci che tipo, quanto poi è ancora più, cioè, è ancora più diretta la cosa, quindi quanto può essere poi percepito, cioè, quando uno attacca a parlare viene skippato nelle storie. Sì, certo, è vero, è verissimo. Skippiamo le morose quando mandano i vocali. Ma molte volte cerchiamo di fare dei discorsi seri, sono tipo io ho questo slogan che tipo del dire che Jordan può fumare da tutte le parti, ma io che da Notarrego sei dentro con la mia cannetta ti fumo dentro, e quindi poi tipo mi faccio notare, cioè, per dirti, capito, quindi poi puoi anche apparire simpatico, perché poi, capito, sono tipo delle piccolezze che dici, vabbè, puoi anche evitarle, ma certo, ma subentrano quando poi nella vita subentra anche una maturità umana, capito, quel discorso. Sì, a 20 anni, cioè, ripeto, che poi neanche tipo, capito, che poi tipo si possa pretendere che tipo, cioè, capisci quanto tipo poi va a regredire tutta la generazione, certo. Perché poi io da Zappatera sedicenne mi sono trovato coi 20 anni diplomati a fare dei lavori che dovevo essere io a dirgli come farli, e tu che hai fatto in 10 anni? No, hai fatto il linguistico, ho fatto quello, ho fatto l'altro, ok, ma manualmente praticamente parlando sai avvitare e svitare? No, non lo sai fare, capito, voglio chiedere a casa, sai avvitare? No, nessuno sa farlo, capito, quello discorso, e quindi tipo al netto di quello, cioè, capito, nel senso tipo mi sono perso con le esperienze lavorative. No, il discorso era che rompevo il cazzo sulle cose futili, della crew, del dissing, ma di qua e di là. Chi se ne frega, ragazzi? Abbiamo tirato fuori un sacco di concetti. Però belli. C'è un bellissimo, una bella domanda, affermazione in chat che dice: però non parliamo di gossip. Per lui cerca di creare intorno a sé un'area di gossip o comunque di esaltazione, attenzione mediatica, e però poi non vuole parlare del gossip. Io sono d'accordo con voi, raga, però il ragazzo ci sono delle cose per parlare di altro che non so, me. Infatti non è che basta. Non è che poi, ma poi quello che è scritto per parlare di, capito, i cazzi tuoi te ne parli sul capito, qua parli di roba politica, vedi un altro rapper e vai a dire, cioè, come stava a dire a Marra, parlami di dei dogo nel 90, capito? No, ma la roba che non facciamo, ma neanche quando è venuto qua gli la settimana scorsa. Non è neanche motivo per cui sono qua, capito, quello è il discorso. No, ma tu sei venuto qua perché io voglio chi l'ha chiesto già lo sa, capito, quello è il discorso. Sì, lo so, ma sì, ragazzi, ma poi evidentemente se ci sono delle questioni non risolte, non rompete le palle. Basta, no? Cioè, infatti, anche se ci fosse, basta. Musica, allora parliamo anche un po' di musica. Abbiamo parlato di politica, parlato di robe personali, abbiamo parlato di drammi, di tatuaggi. Parliamo anche di musica, visto che vuoi fare quello nella vita. Sì, guarda, abbiamo 5 minuti e poi chiudiamo. Vabbè, anche se sono 10 fa niente, dai. Sì. Una volta che c'è qua. Con ritardino, dai, insomma. Un po' ritardino, lo so. Allora, scegli, non mi parecchio Natale oggi. Ritardino, poi è così Natale, infatti. Allora. Poi da fare gli auguri, infatti. Non ci perdiamo, insomma. Il pezzo bipolare a me è piaciuto. A parte le cazzate da trapper, ci sono dentro delle frasi, come in questa intervista che sono uscite, che mi sono piaciute e mi hanno spinto a intervistarti. Ok, come è nato il tuo personaggio ormai l'abbiamo capito, quindi non ti faccio neanche la domanda classica che faccio dalla a tutti. Dalla naturalezza, dalla spontaneità, dall'aver paura del giudizio degli altri. È uscito un EP. Sì, è pure un mixtape. L'EP è stato cancellato perché adesso se parla di gossip colleghiamolo almeno alla musica, nel senso. Se io ho cominciato affiancato da altri artisti, che vi ripeto, adesso non formano più nessun collettivo, quindi capito, stiamo parlando dell'astratto, okay? A letto di questo, io cancellai il mio primo EP perché era composto da persone che mi lasciarono a piedi all'epoca, a quando tipo uscì questo EP. Cioè, okay. È come tipo, ti molla il collettivo il giorno che hai scelto EP, capito? Ma fai culo, basta. Perché sei l'ultimo arrivato. Poi una serie di motivi che voglio anche raccontare. Vabbè, la tua presa di posizione. Ma quella è stata la mia rivincita, quindi tipo, se vuole sapere la gente da casa cosa vuol dire per te l'abbandono di quel collettivo, ti dico la mia rinascita totale, capito, nel senso. E mo parlo anche ai numeri, parlo anche ai fatti, parlo anche chiaro di chi si parla e si parla chiaro di perché, poi si parla ancora di Monza finalmente. Io di questa roba, noi di questa roba non sappiamo nulla, non siamo allo scuro. Sì, no, ma lo sta raccontando lui, sono cazzi sotto comunale qua. Ma è giusto roba provinciale come perché cosa, ragazzi, capito? Chiedono, però è roba tua, cioè tu parla quanto vuoi, di quello che vuoi, ma personalmente io non so un cazzo. Ma io proprio non conosco nessuno, te lo dico. Io mi sono informato del tuo personaggio dopo che ho visto quello che tutto mette il mixtape bipolare. Esce il mixtape Dr. Jeffrey e Mr. Hype, quindi appunto Dr. Jeffrey e Mr. doppia Hype. Personalità, insomma, carino. Dove poi appunto io vi chiedo, vi invito ad andare ad ascoltarlo, certo. Tipo si suddivide tipo in due fazioni di album, una parte più introspettiva, sentimentale, romantica, e una tipo dove, capito, è quella che deve come dove tipo parti. Tu dove parti, dove tipo, capito, parte il pezzo, cioè finisce con Estate senza noi e parte con Striscia la notizia, cioè, capito.
non voglio sapere di cosa parla. Okay. Senti una roba, bellissima la cosa. No, bellissima la concezione. Capito, cioè, e io lì, capito, da artista, ho concepito che attualmente, a 22 anni, dopo un anno che è, e dopo che il mio pubblico è questo, la prima parte, quella tipo sentimentale, dove ti sforzi a lanciare il messaggino alla pischelletta, è arrivata solo alla mia pischella, capito qual è il discorso? E mo' non può bastare. Personale. Non può fare, capito? Nel senso, quindi io magari ho provato, cioè ho fatto tipo un album molto versatile, dove quindi poi con più tipi di carne, tipo col tonno, il salmone e il salmone liscio, ho capito che forse tipo la gente vuole il salmone con la soia, capito qual è il discorso? Attualmente. Sì. Però il salmone è un pesce, non è carne. No. No, lo fregano i dettagli. Fuorano tutti i pesci, tonno salmone, dai, esatto. Senti una roba, no, abbiamo, allora abbiamo parlato, il disco esce quando, scusami, ricordami. No, allora adesso è uscito Black Sox, che è uscito ieri tra l'altro, quindi sì, tipo che anticipa appunto il prossimo EP, Jumpman EP, che quindi poi appunto Jumpman. Ma è una canzone, cioè, bella o una canzone brutta? Jumpman, devi saltare. White Sox. No, cocaina nelle Sox. A me piace, la gente è piaciuta, insomma, ti ripeto, è già un'uscita fuori programma, ma che comunque tipo, attualmente per leggi di mercato potrebbe indirizzarmi tipo ancora su quello, a martellare ancora su quello. Sì. Questa roba che dice è molto importante, è molto importante, perché tu stai creando della tua persona, e come ti riprendo una roba che mi hai detto prima, è la mia ultima possibilità, mi sono modificato totalmente, ho messo la mia vita a disposizione di questo progetto. Di questo progetto, e io ti ripeto, a 22 anni non l'avrei mai fatto. Esatto. Quindi io rispetto, come mio almeno non mi rispetto. Piacciono i tuoi modi, non mi piace assolutamente quello che fai a livello non di promozione, però, ma tipo, di invito pure a casa, tipo che prima di tirare delle somme è ancora presto, capito? Esatto, wow, esatto. Senso, cioè tu hai avuto il coraggio di farlo, rispetto il tuo coraggio, non sì, concepisco, sì, no, wow, no, wow. Però è giusto, e a me piace sapere che c'è ancora un ragazzo di 22 anni, per come mi hai raccontato, perché ripeto, non conosco i tuoi progressi, non so niente, sto a quello che hai detto qua. Un ragazzo come te che mi parla di determinate cose davanti a mille persone che stanno in chat, raga, io sono contento che minchia hai parlato di politica, hai parlato di malasanità, hai parlato di strade non sicure, hai parlato di compagnie di bullismo. Sei uno dei pochi che l'ha fatto. Con i tuoi modi, col fatto che sei parlato anche di rap, ha parlato ancora in sospeso pure di rap, di capitalismo, ha parlato di capitalismo, di lavoro, del rap che ormai è capitalista, di mettersi in gioco, hai una visione granitica della vita, non tritartelo quel granito lì. Ok, ride. Mannaggia il cazzo. Lo scalda sul granito. No, no. Però quindi, no, mi devi promettere. Non era del tatuaggio il granito. Non, no. Non grattarlo, ma detto, io stavo grattando il tatuaggio. Sì, perché poi devi batterlo. Senti la cosa. Mi prometti che non muori di overdose. A parte comunque, quello, non mi dopo da 6 giorni e pasta, comunque devo dire. Ma non ci credo manco. Wow, veramente. In poi, nave tipo, stanotte. No, ma poi tipo sotto putiferio che devo fare? Cioè, me devo stare sotto putiferio. Bello il mo. No, ma davvero c'è il mare mosso come stanotte in nave. Adesso, che scusami, dormire, non davvero. Sei motivato a non drogarti e martellare, no, il muro? Infatti, ma ho capito che tipo io ho solo tipo introdotto anche quella roba lì, tipo del libero accesso alle benzo, e poi adesso questa è una roba che da oggi, capito, io ho anche, mi sono forse tipo spinto, ho messo i piedi là, e io ho imparato che tipo le mezze misure stanno da mezzi uomini, quindi nel senso avete anche occasione di capire poi perché ho accennato questa roba qua al tavolo adesso, al banco tra i mille prodotti, capito? Mamma mia, allora, guarda perché, come parla del suo progetto, che gli hai visto ieri, capito? Ieri l'hai assaggiato, certo, capito? Scusa, falla, dammi un po' di minuti. Wow. Dai, è interessante. Ieri, raga, è interessante, ieri in live, cazzo, parlando di te, io ho detto, tutti ti davano addosso, no? Quelli che c'erano in live, c'erano 200 persone, e io dicevo, ragazzi, ma se a una persona, io ancora non ti conoscevo, non ti avevo sentito parlare dal vivo, se a una persona, no, non gli dai né cultura, né lavoro, né svolte, non gli dai istruzione, non gli dai educazione, non gli dai amore, non gli dai niente, no? E ha bisogno di sfogare perché ha dei disagi e dei traumi come li abbiamo tutti, no? È normale che alla fine uno sfocia senza stimoli creativi e giusti che lo salvano, troverà solo stimoli negativi. Okay. Perché siamo tutti prodotti dell'ambiente da cui proveniamo, nonché anche il sistema. Quindi esatto. L'ambiente è il piccolo da cui arriviamo, e il sistema è un po' tutto quello che prendiamo. Quindi io ho insistito con lui per farti venire. Quindi io e anche Fada ti abbiamo fatto questo regalo, e speriamo sia uno stimolo positivo. Ci rivolgiamo alle istituzioni. Wow. Questo è un prodotto di una società decadente.
non crocifiggiamolo facendo una caccia alle streghe, ma cerchiamo di risolvere un problema che è molto più stratificato e esatto. Prende anche i vostri figli. Non che tu sia il problema, però sei lo specchio di una società. Perché poi ho capito che io penso che tipo i problemi, capito, della vita reale non vadano nemmeno affrontati su Instagram. Taglio le mani, devi ripetere tutto. Scusa, scusate, ok. No, dico che io a mio parere penso che comunque anche tipo io vedi io poi c'ho il compito dell'artista che poi certo. Lascio ancora tipo intravedere sì del, capito nel senso certo. un po' di sfumature di quella ok però tu politico quindi tu Matteo Salvini sicuramente tipo capito un gesto del genere non lo vai sicuramente tipo a giustiziare su Instagram capito che io penso che tipo, anzi mi debba ringraziare che negli ultimi due mesi il post con più like è quello che ti sono io sulla macchina perché tipo quindi Jordan deve farsi promo con la sua faccia con la sua fedina col suo nome quindi poi per pure capito venendo pure quindi pure preventivando di sì. Poter rischiare la galera o che cosa o adesso, momentaneo e quindi anche di perdere poi momentaneamente tipo quindi pure di essere denigrato no, di essere denigrato quindi capito quindi proprio perdere proprio la fiducia e la stima della persona del mondo ascolta, certo, capito certo. Qua, quindi guarda quanti rischi e pericoli cioè quanti all-in il mio gioco capisci il discorso che voglio fare è all-in cioè è questo sempre fasi epiche ragazzi la live è durata ti hanno conosciuto io spero 10. Che chi voleva capire ha capito spero che sia il primo step di una lunga serie di esposizioni noi te lo auguriamo io ti voglio vedere vivo no ma no me lo devi promettere io non voglio neanche funerare il cazzo io voglio vederti vivo in salute e voglio vederti che tiri fuori tutto quello che c'hai da dire e spero per te che tutto quello che hai raccontato qua sia vero però devo dire che per morire mo non c'è ancora abbastanza musica per far fruttare soldi ai business senti una roba 22 almeno 23 sai sono a me no 23 è cazzo prossimo anno a luglio li faccio dai senti una roba non vediamo l'ora di sentire il disco veramente chi voleva ascoltare e non solo ascoltare per ribattere ma chi voleva esatto. Capire ha capito che ha che sentito intenda insomma ovviamente la tua testa ce l'hai e non si può cambiare però evidentemente non è tutt'ora quello che luccica e non è tutta merda è stato il colpo di un ventenne capisci il discorso che voglio fare esatto. Cioè. Esatto e comunque no sono uscite delle belle cose io spero che la gente prima di odiare qualcuno perché un terzo dice quello è da odiare, quello è un coglione, quello massacriamolo, si prende la biga di fargli delle domande e di conoscerlo. O che prima, capito, vadano comunque presi sul serio i veri problemi, quelli che poi appunto non possono pure attaccare casa nostra. Mi prometti che mi giuri che hai detto tutte le cose che pensavi davvero in questa live? Sì, in questa perché sono quelle che pensiamo non giuro perché devo dire ancora un miliardo di cose no però quello che ho detto fino adesso è tutto fammi il prossimo disco non mi sono scritto nulla capito? Io allora, ragazzo mi fido perché ragazzo non ha motivo no ma chi mi conosce da vicino lo sa capito quindi okay. Tipo le poche persone che tipo mi sentirò sapranno bene che esatto. Tipo capito Questa live verrà ricaricata tra 24 ore su YouTube. Sì. Tu te la riguardi. Non vedo l'ora, assolutamente. E il prossimo mixtape che fai, tutte le figate che hai detto me le metti in musica. Così poi, nessuno può dire un cazzo. Però tranquillo che tipo non è che sono tipo. Più altre cose. Nuvolette che passano e poi tipo me le scordo. Okay. Cioè, il pensiero sì, per sì, me. Sì, certo, però ricordati di metterlo in musica. Perché personale. Questa politica personale la devi concretizzare nei dischi. E certo. Non solo negli Instagram Stories. Ah, vabbè, ma poi capito, cioè, se ci pensi bene, poi il maturare. Musicalmente parlando porta tipo al fatto che tu poi un giorno arrivi al mainstream arrivi quindi a un target più ampio capito cioè, non può certo. Partire come capitano se un ragazzo inizia a seguirti perché fai il coglione su Instagram e poi inizia a ascoltarti e da una tua canzone può prendere anche solo uno o due concetti validi che hai tirato fuori io preferisco che ascolti te che un altro sì okay. E poi mo tanto comunque anche se tipo solo sentire musica che ti può portare qualcosa di buono finisci pure a sentire la merda quindi tranquillo che mai ci sta proprio una concerta certo dai, cioè non è che devi fare il chirichetto però allora, ragazzi salutiamo. Ciao buon Natale per questa sera Giorgia Meloni Matteo Salvini e tutti quanti non ci inguaiate per favore vi prego Free Jeffrey bravo ciao ciao Jeffrey.